Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi uno dei video che più vi piacciono e che più piacciono anche a me, perché è un video in cui vi mostrerò tutti i miei ultimi acquisti del periodo, quindi shopping sfrenato. Ho comprato un bel po' di cose per questo autunno che ormai è agli sgoccioli, è l'inverno e quindi adesso iniziamo e vi mostro tutto. Iniziamo subito dalla prima cosa che ho preso da Pull & Bear ed è questo maxi cardigan. Quest'anno sono in fissa con i maxi cardigan anche perché sono comodissimi, in effetti li metti con tutto, ti riscaldano nelle giornate più fredde quando hai magari qualcosa di più leggero sotto e vuoi uno strato in più, quindi top. Poi mi piacciono tantissimo abbinati con abitini oppure con mini gonne stivali, adoro. Quindi questo, di questo colore beige, con i bottoni sul davanti più scuri, sono quel nero marrone stile tartarugato, una cosa del genere. E poi niente, semplicissimo. Questo mi è costato, non c'è il prezzo, mi sembra intorno a 17 euro 18, una cosa del genere. L'ho preso su Zalando, anche se comunque appartiene a Pull & Bear, perché ormai su Zalando si possono trovare anche marche come queste, anche Stradivarius, Bershka. E a proposito di Stradivarius, sempre su Zalando ho preso appunto un vestitino che è questo, così, con questa fantasia un po' tapezzeria, divano della zia o della nonna, che però mi piace tantissimo. L'ho pensato appunto proprio con questo cardigan sopra, secondo me carinissimo. È così in cotone, è leggero il vestito, molto leggero in effetti, però secondo me appunto con un cardigan sopra va benissimo, degli stivali alti si risolve il problema. Le maniche sono davvero molto carine, sono un po' arricciate, vedete, a sbuffo, anche le spalline, che rendono qui la spalla più importante. Molto bello. Di questo il prezzo non c'è scritto nemmeno, ma mi sembra che fosse 29 euro. Passiamo avanti. Poi ho preso delle gonne un po' più carine, perché mi sono servite per varie occasioni e quindi ve le faccio vedere. Queste le ho prese su, no, da Zuiki. Questa stupenda, secondo me è bellissima, me ne sono innamorata, l'ho presa per Halloween, l'ho indossata ad Halloween, è bellissima, è una minigonna tutta con queste frange che si muovono tutte, bellissima, è semplicissima, alla fine con la cernierina dietro. Questa, ovviamente il cartellino non c'è più, sbadata io perché l'ho usata, però credo di averla pagata 29 euro. In questo video mi sa che i prezzi non li saprò tanto bene, perché sono molte cose che comunque ho accumulato tra ottobre e novembre e che già ho utilizzato quasi tutte, quindi niente prezzi, ma va bene così. Passiamo avanti a un'altra gonna che ho preso sempre da... aspettate, non ho preso di più. È un'altra gonna che ho preso sempre da Zuiki. Questa è una gonna lunga, vedete, così, con questo maxi cinturone sulla vita, è tutta in pelle, sì, in pelle ovviamente, ed è lunga, 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 arriva fin sotto le caviglie, alle caviglie più o meno, dipende da quando siete alte o bassi come me, però comunque veste benissimo, è larga sul fondo, secondo me crea una linea molto molto bella sul corpo. Questa credo sia costata anche sulle 30 euro all'incirca, l'ho già utilizzata, è bella 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 davvero. Poi un'altra cosa che ho preso sempre da Zuiki, eccolo qui, un maglioncino a collo alto che io amo in questo periodo, di questo bel colore beige cammello con queste righine, però è secondo me troppo carino. Non è crop, però non è nemmeno lunghissimo. Secondo me comunque è abbastanza corto, quindi ideale anche con le cose a vita alta. È morbidissimo, caldissimo, secondo me è davvero carino. In questo c'è il prezzo perché non l'ho ancora utilizzato, visto che comunque qui da me non ho fatto freddissimo, non ho avuto l'occasione. L'ho pagato 19 euro. Passiamo poi a delle cose che ho preso da Zara. Da Zara ho preso i leggings, pantalone in similpelle, quelli super imbottiti,
dentro che ti tengono caldissimo in inverno, perché mi servivano, perché in realtà ne avevo un paio che ho strautilizzato in questi anni, ma l'anno scorso li ho buttati via perché erano troppo vecchi, si stavano distruggendo, e quindi quest'anno li ho presi subito perché comunque servono sempre, con i maxi maglioni, maglioni più lunghi, sono ottimi. E sono così semplicissimi, hanno questa cucitura sul ginocchio più o meno, e la cernierina sul fondo. Sono comodi, poi hanno anche il bottone, come se fossero quindi diciamo più o meno dei pantaloni, le finte tasche. Vero carini. Mi sa che presto prenderò anche la versione beige, perché quella crema, diciamo, bianco sporco, una cosa del genere, perché mi sono piaciuti molto, 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 molto. Ho visto anche già dei look, mi sono venuti in mente degli outfit da poter ricreare e li vorrei prendere, quindi mi sa che più avanti tornerò da Zara. Ma adesso vi faccio vedere un'altra cosa che ho preso da Zara, e poi stiamo quasi finendo. Diciamo che sono rimasti per la fine i pezzi forti, e abbiamo questo cappottone così, nero, dalle linee dritte, quindi formato abbastanza maschile. Eccomi qui, vi faccio vedere il cappotto indossato. Secondo me molto molto bello. Ha un solo bottone centrale, le tasche, e poi scende molto dritto. Classico cappotto che serve sempre, e che io non avevo, cioè è assurdo, lo so, ma mi mancava un cappotto nero, elegante, classico, da poter mettere sia nelle occasioni più eleganti che non, e quindi preso. Questo mi è costato un po' di più, l'ho pagato, se non mi sbaglio, 69 euro, però secondo me ci vale, per cappotti di Zara li trovo molto, molto validi. Vi faccio vedere poi un altro maglioncino che ho preso, questo un po' più leggero, ed è questo qui, sempre a collo alto, quindi che si risvolta così, ed è di quello, del modello con i bottoncini finali sulla manica, che si sta vedendo e si sta usando tantissimo quest'anno. Io questo l'ho preso da Calliope, ma c'è anche da Zara e un po' in tutti i negozi, davvero l'ho trovato ovunque. Ho preso questo rosso che è abbastanza scuro, però diciamo che vira un po' sul vinaccio, a bordeaux, magari forse in camera sembra più rosso, è un pochino leggermente più scuro. Mi piace molto, l'ho già utilizzato, non è eccessivamente pesante, infatti l'ho indossato anche con sopra un cardigan e mi è piaciuto molto, probabilmente prenderò anche altri colori perché questi servono sempre, non sono mai abbastanza, quindi... Poi vi faccio vedere adesso l'ultima cosa, che è un maxi giubbottone che mi è stato omaggiato da Pull & Bear, e di questa cosa sono super contenta, perché comunque essere scelta da Pull & Bear per collaborare per me è una cosa fantastica, non me l'aspettavo, infatti sono davvero contenta di farvelo vedere. E allora è un giubbotto molto molto particolare, che però secondo me in inverno è top, ovviamente non per i look più eleganti, ma proprio per le giornate, magari quando siete in giro e volete un look easy per andare a fare sport, per andare in palestra, per andare in montagna. Secondo me questo è fantastico per andare in montagna, sulla neve ad esempio, ma ve lo faccio vedere, indossato come ho fatto per il cappotto, altrimenti non capireste niente, quindi... Ok, giubbottone indossato. È molto particolare sia come colori che come modello. Vedete, è di quei bomber che si usano tantissimo quest'anno, dalle forme super super esagerate. E poi il tessuto è abbastanza lucido in alcune zone, ad esempio qui sulla manica, e qui è in quel tessuto tipo un po' brillantinato, particolarissimo. E dentro è super imbottito, come vedete c'è questa fodera in arancio, colore che io amo, di Pile, quindi tiene caldissimo. Eccolo qui, con dei jeans mi piace tantissimo davvero,
Adesso sicuramente lo indosserò, scatterò magari qualche foto e ve lo farò vedere indossato, però per vederlo indossato bene all'interno di un look, sia questo giubbotto che tutte le altre cose che vi ho mostrato, dovete seguirmi su Instagram, perché lì metto spessissimo dei mini video su IGTV in cui vi mostro i vari abbinamenti che combino con lo shopping, gli acquisti che faccio, quindi vedrete tutte queste cose indossate e abbinate anche fra loro, ma su Instagram, quindi seguitemi, mi trovate come Maria Silvestro, ve lo lascio scritto qui, così non potete sbagliarvi. Questo è tutto lo shopping che ho fatto nell'ultimo periodo e io vi aspetto in un prossimo video.